Ciao a tutti, ben ritrovati. Scopo del mio canale YouTube è anche quello di farvi conoscere un po' i servizi educativi nei quali lavoro o nei quali ho lavorato. E quindi ho chiesto a dei colleghi, di raccontarci un po' i loro servizi e soprattutto quello che stanno facendo in questo periodo per le famiglie e per gli utenti dei loro servizi in questo periodo di emergenza. Oggi vi presento la mia amica e collega Samantha Bau, che è la responsabile di un asilo nido e ci racconterà un pochino qual è lo stato in questo periodo di emergenza, cosa stanno facendo loro educatrici per essere vicine ai loro bambini e per non perdere mai contatti. Vi do poi appuntamento al prossimo video dove incontreremo un altro collega o un'altra collega. E ovviamente vi chiedo di lasciare i vostri commenti e i vostri like. Nei vostri commenti scrivetemi cosa ne pensate, se lavorate anche voi al nido, se avete dei bambini al nido, perché ricordatevi che questo canale è sì per le famiglie, ma è anche per gli operatori e per i miei colleghi. Ciao, un bacio! Ciao a tutti, io sono Samantha, sono un'educatrice e sono la responsabile dell'asilo Nido Minzoni di Alpignano, sito in via Baracca numero 14. Sono qua appunto per mandare un messaggio a tutti quanti voi per farvi capire che in realtà strutture come la nostra, che sono chiuse ormai dal 23 di febbraio a causa di questa emergenza giusta che ha chiuso le scuole di ogni ordine e grado, noi non ci siamo comunque abbattuti. Nel nostro caso, ogni giorno, ogni santissimo giorno, dal lunedì alla domenica, abbiamo contatti con i nostri bambini e con le nostre famiglie, mandando tutorial, videomessaggi, storie per mantenere questa vicinanza. Perché? Perché questo? Perché la scelta di mandare un figlio all'asilo nido può essere per due motivi. La prima, per esigenza, i genitori lavorano, quindi non avendo supporto di nonni o di altri familiari, si è costretti a mandare il bambino all'asilo nido. Nel secondo caso, alcuni genitori e molti genitori scelgono questo percorso per scelta, per scelta, una scelta di vita, un'esperienza che secondo queste famiglie è importante che i loro figli facciano. In entrambi i casi è comunque un percorso che noi accogliamo. Sì, il bambino, ma anche tutta la famiglia, specialmente in questo periodo storico. Con questo io vi voglio dare un abbraccio grande, 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 un bacio virtuale. Per qualsiasi cosa potete contattare il nostro numero, troverete appunto sostegno, chiarimenti o semplici informazioni per quello che potrebbe essere un futuro inserimento nel nostro asilo. Ancora un abbraccio grande, ciao a tutti!